Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Un team di persone che dimostrano con il loro spirito di corpo che sono riusciti a creare in un ambiente lontano dal paese che le forze armate e in questo caso posso dire compresa l'arma, la Guardia di Finanza sono un tutt'uno e rappresentano veramente in modo forte la nostra identità nazionale qui in un terreno difficile, in una realtà che tutti i giorni li vede impegnati e tutti i giorni loro stessi corrono rischi. Ho detto loro di essere orgogliosi della scelta, ho detto loro che svolgono un compito difficile, la vita militare non arricchisce certamente, ma consente di arricchirci nel cuore e nell'animo, consente di comprendere come si svolga un'attività importante, importante per la sicurezza, che è una dei beni, che è uno dei beni primari dell'uomo, una esigenza che l'uomo ha sentito fin dall'inizio. E questo dà il senso e il segno dell'importanza della nostra attività. Ogni sei mesi un cambio. Le brigate sono diverse tra loro, ognuno ha il suo carattere, il suo approccio, il suo modo di fare. Non si rischia di creare delle fratture troppo grosse, con differenze troppo grosse e quindi rallentare i progressi? Beh, questo che potrebbe essere un pericolo è stato un punto focale su cui è stata posta l'attenzione già da tempo, già da anni, perché potrebbe essere veramente un punto debole, ma lo si supera in due modi. Il primo, intanto i cambi non avvengono in maniera simultanea per tutti i reparti, ma in maniera graduale. Secondo, nella realizzazione di un addestramento non già comune, ma assolutamente uguale quando si è in patria. La formazione che è legata a prepararli da un punto di vista strettamente militare, quindi con l'impiego delle armi, dei mezzi, e secondo dal punto di vista morale e anche culturale, per renderli abili, capaci a vivere a contatto di una popolazione la cui lingua non è la stessa, le cui abitudini, la cui cultura e religione non sono le stesse. Questa è una preparazione che noi diamo ai nostri uomini e che ci consente appunto di non creare traumi né in loro stessi né soprattutto nella popolazione, in coloro che ricevono il loro servizio e i loro aiuti.